Pineto e Montegiorgio non si fanno male. Allo stadio Mariani Pavone, in un match bullico di emozioni, termina 1-1. Amisin risponde Mesisca. Pareggio che non soddisfa ambedue le formazioni. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo il consueto equilibrio, il primo squillo è del Montegiorgio. Zerbo arrovente il mancino. Fuori di poco risponde immediatamente il Pineto con Minincleri, ma la sua conclusione non è precisa. Il match si sblocca al nono. Misin su corner anticipa tutti e rompe gli equilibri. Ancora il Montegiorgio va vicino al raddoppio. Marchionni cross al centro. Traiettoria Beffarda. Monsuper Mercorelli smanaccia in corner. Al 32esimo provano a rispondere ragazzi di Mister Pomante su azione in area, contatto su Pezzotti, giudicato regolare tra le proteste locali. De Biase sul pallone vagante trova la ribattuta della difesa di casa. Al 42esimo gli sforzi rivieraschi trovano il giusto premio su corner di Pezzotti. Mesisca spizza e batte Gagliardini, impattando la contesa. Nella ripresa la partita vede l'equilibrio dominare tra le due compagini. Alla mezz'ora il Pineto reclama un calcio di rigore, intervento scomposto di Duanè su Barlafante che lo anticipa per il direttore di gara, però non ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. Dopo la girandola di sostituzioni è il Pineto a costruire. Cercelluti, dopo solo un giro di lancette dal suo subentro, trova una grande risposta di Gagliardini a negargli il 2-1. Il Pineto cresce e vuole il sorpasso su azione insistita a Domizzi. Pesca Romano, risposta a felina di Gagliardini che alza in corner. E l'ultima emozione di un match molto equilibrato. Pineto e Montegiorgio si dividono la posta in palio per 1-1. Sì, sicuramente è normale, la delusione c'è tanto da parte mia, da parte dei ragazzi, perché oggi l'obiettivo era vincere, volevamo vincere a tutti i costi. Peccato, perché per quanto riguarda il modulo, io già da domenica la prima partita di ritorno, l'ultima partita di ritorno con la San Mettese, abbiamo giocato 4-2-3-1, era un modulo che stavamo facendo e lo stavo facendo bene. Poi è normale, oggi siamo partiti i primi 10 minuti non bene, non mi è piaciuto, non l'atteggiamento, non mi è piaciuto come siamo partiti timorosi, poco determinati. Poi dopo il vantaggio loro, sinceramente, come detto tu, dopo il cambio di modulo c'è stato un altro Pineto, abbiamo cercato di ribaltare il risultato, siamo stati bravi subito nel pareggiare. Poi, come detto tu, anche il campo non ci ha aiutato, però i ragazzi ce l'hanno messa fino alla fine, hanno messo tutto fino alla fine. Poi ho cercato di fare più cambi possibili, cercare di mettere più giocatori offensivi. Dispiace, perché secondo me oggi lo meritavamo, meritavamo la vittoria, anche se Montegiorgio ha fatto la sua partita, nulla togliere al Montegiorgio, però l'unica disattenzione che abbiamo avuto, ci hanno fatto gol e noi forse l'abbiamo messo un po' più cattivi sotto porta, però dispiace più che altro per il risultato. Sì, sono soddisfatto anche soprattutto per lo spirito della squadra, dove nel giro d'andata certe partite che dovevamo soffrire forse non riuscivamo a portarle in porto. Oggi ci siamo riusciti, abbiamo sofferto, bello vedere una squadra che soffre, che si sono aiutati. Dobbiamo ancora migliorare tanto, perché secondo me abbiamo un potenziale che ancora possiamo farlo migliorare nelle prossime partite. E, ripeto, un punto importante, penso giusto. L'unico rammarico secondo me è che tra l'1-0 e l'1-1 abbiamo avuto un paio di palle dove potevamo fargli male, invece non ci siamo riusciti. Comunque, ripeto, quando fai una prestazione buona, prendi un punto a Pineto contro una squadra così di valore, io e lo staff siamo sicuramente soddisfatti. La squadra è partita male i primi 10 minuti, poi ha cambiato subito modulo, avevamo purtroppo la deficienza di Pepe, che aveva una frattura al naso, quindi ha dovuto cambiare un pochettino, però l'ha sistemata, diciamo, dopo 10 minuti la squadra l'ha sistemata, l'allenatore Marco, e diciamo che poi la squadra ha cercato di fare il gioco, ha giocato, ha pareggiato. È chiaro che quando non vengono i risultati, ormai sono 3 mesi che non vinciamo in casa, è chiaro che dispiace, ci dispiace a tutti, da noi addetti e a tutti i ragazzi. È chiaro che Presidente vorrebbe che questa squadra si esprimesse in una maniera diversa. È vero pure che ci stiamo ringiovanendo un pochettino, abbiamo fatto dei cambi con tanti giovani, e per il futuro si continuerà a ringiovanire l'organico, però diciamo che oggi ci è mancata la vittoria, ci abbiamo messo di tutto. Io credo che ci sia stato un rigore clamoroso su Barlafante, e continuiamo a dire queste cose. Barlafante ha preso una palla che stava per uscire, è stato falciato, lui l'aveva ripresa la palla, non l'avete vista nessuno, ma noi vi posso assicurare che c'era il rigore su Barlafante, grosso come un grattacielo da 10 piani.